Pineto irresistibile, forte fisicamente, quadrato in ogni zona del campo. Giulianova in affanno, senza grandi idee a centrocampo e senza riferimenti in attacco. Ma cinque assenze pesanti, tra le quali Tozzi Borsoi, Torelli, De Fabritis, Fuschi e Antonelli, non si possono regalare a nessun avversario. Una sconfitta pesante per i giallorossi, un 4-0 che comunque conferma la solidità e l'ottimo momento della formazione di Amaolo. 7 vittorie nelle ultime 8 gare di campionato. Una media da prima della classe, se non fosse stato per quell'avvio di stagione col freno a mano tirato, oggi i biancazzurri si ritroverebbero a lottare con Matelica e Cesena. Gara che viene interpretata bene all'inizio dai padroni di casa, che si fanno vedere dopo appena 3 minuti con un bel traversone di Del Grosso che Fazzini non sfrutta al meglio. Poi il vantaggio ospite, Forò tenta di intercettare la palla che arriva a Fratangelo. Il secondo assistente alza la bandierina per l'offside del biancazzurro, ma il direttore di gara lascia proseguire perché aveva visto il tocco del centrocampista giallorosso. Fratangelo, ex Teramo, all'esordio con la maglia del Pineto, si presenta subito con un gol. Curva vuota al Fadini, i tifosi entreranno dopo che per 10 minuti erano rimasti fuori per protestare contro i Daspo della famosa gara con l'Avezzano di qualche anno fa. La rete non tramortisce comunque il Giulianova, che crea un paio di buone situazioni. Interessante quella di Di Paolo con Fargione in due tempi. La punizione di Del Grosso viene alzata oltre la traversa da Fargione, mentre sul fronte opposto Tomassini impegna Shiba. Il raddoppio arriva sul finire di tempo ed è un regalo di Monaco che di fatto innesca Cerceluti, che trafigge senza pietà l'estremo di casa. Per tutto il secondo tempo, nonostante anche qualche cambio, la formazione di Stallone non troverà mai il bandolo della matassa, mentre di contro il Pineto pone una fisicità granitica. Il 3-0 di Cerceluti, doppietta personale, è bello nell'esecuzione dalla distanza con sfera sul palo lontano. Alla mezz'ora si accascia a terra della Quercia, lascerà il campo e sarà trasportato in ospedale in ambulanza. Non ricorderà nulla, forse un contrasto di gioco, un colpo involontario alla testa. Verrà tenuto in osservazione nel reparto di neurologia dell'ospedale Mazzini di Teramo. Verrà sostituito da Marini, mentre Massa, che aveva preso il posto di Fratangelo, firmerà il 4-0 approfittando di una disattenzione difensiva. Il Pineto resta in piena zona playoff, il Giulianova da rivedere con tutti gli effettivi, e sugli spalti hanno vinto i tifosi giallorossi, che alla fine applaudiranno la squadra nonostante il pesante fardello dei 4 gol da digerire.